A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Allora, buongiorno a tutti, sono Riccardo di Booking Fax, ormai ci vediamo praticamente tutti i giorni perché stiamo cercando in questo periodo di mettere a disposizione sia dei TO che delle agenzie questo strumento per fare un po' di formazione. È già collegato con noi Eric di Seychelles European Reservation, quindi che ci parlerà delle Seychelles, quindi insomma un paradiso incredibile. Come al solito potete fare tutte le domande che volete in chat, risponderemo poi al termine della presentazione a tutte, o perlomeno cercheremo di rispondere a tutte le domande. E come tutti i nostri webinar, o meglio, come spesso accade, al termine della presentazione tutti i partecipanti riceveranno il classico attestato di partecipazione che è controfirmato da Eric di Seychelles European Reservation. Mi sembra che sia tutto ok, siamo tantissimi questa mattina, siamo già 261 agenti, agenzie collegati. E quindi passo direttamente alla linea ad Eric e ci vediamo e ci sentiamo soprattutto più tardi per le domande. Grazie e buon webinar a tutti. Buongiorno a tutti, sono Eric Zanconato, responsabile Seychelles European Reservation per l'Italia. Volevo in primis ringraziare tutti i partecipanti e ringraziare anche Riccardo e Raffaella per l'ottima organizzazione, anche se mi vedo sempre qui e dovrei, mettiamolo, eccoci, e dovrei per l'ottima organizzazione. Parleremo di Seychelles, Seychelles il nostro mondo, come potete vedere dalle slide. Siamo, non funzionano, eccole qua, aspettate, Seychelles, eccoci qua. Allora, perché Seychelles? Seychelles è una destinazione che è fruibile tutto l'anno e soprattutto perché ha una vasta scelta di isole accessibili a tutti. È un paradiso naturale con delle foreste incontaminate, santuari per uccelli e tartarughe, con delle isole dedicate alla loro salvaguardia. È un turismo controllato per evitare impatti negativi sull'ecosistema, resort privati e nascondigli esotici per i più fortunati. Fauna e flora uniche al mondo. Abbiamo delle spiagge deserte tra le più belle al mondo. A Seychelles chi verrà nel nostro mondo avrà la possibilità di fare un'esperienza autentica creola, è una destinazione glamour, è un'esclusività però accessibile a tutti, eleganza a piedi scalzi, un'enorme diversità e varietà di scelta ed è soprattutto, come dicevo prima, una meta per tutto l'anno. Facciamo un po' di geografia, anche se immagino tutti voi sappiate dove ci troviamo. Siamo nell'Oceano Indiano Occidentale, tra il quarto e il decimo parallelo a sud dell'Equatore, a 1600 km di distanza dalla costa est del Kenya. Abbiamo 115 isole tropicali sparse su 1.400.000 km². Ci sono 42 isole granitiche e 73 isole coralline. Poi andremo a sviluppare le isole vicine e le isole cosiddette lontane. Le isole vicine sono le isole più comuni, le isole che conosciamo tutti, Mahé, Apralin, la meravigliosa La Digue, la Silhouette, North Island, St. Anne, che ci danno la possibilità di lavorare per la più parte delle richieste. La storia seychellese è molto molto breve e molto semplice. Nell'851 già comparivano le Seychelles nelle mappe arabe. Nel 1502 Vasco da Gama scopre l'arcipelago delle Seychelles e nel 1742 ci fu la prima spedizione francese con Lazare Picot che andò alla scoperta delle isole. Nel 1956
la Francia prende possesso delle Seychelles definendole il Seychelles. L'Inghilterra nell'1811 prende possesso delle Seychelles e finalmente nel 1976 le Seychelles diventano una repubblica indipendente del Congo. La popolazione seychellese è di circa 98.000 abitanti, è un mix cosmopolita tra europei, africani e asiatici. Alle Seychelles abbiamo tre lingue ufficiali, l'inglese, il francese e il creolo seychellois. La religione nelle isole è per l'82% cattolica, per il 6% anglicano e per il 12% altre religioni, tra cui musulmani, induisti, eccetera, eccetera. La nostra gastronomia, come potete vedere dalla slide, è molto varia, ma è soprattutto basata sul pesce, pesce alla griglia, fatto in tutte le salse, con la carne, moltissime verdure e moltissima frutta. Sicuramente chi ama mangiare pesce a Seychelles non rimarrà deluso. Partiamo dalla nostra prima isola, dall'isola principale, l'isola madre, che è l'isola di Mahé, dove tutti atterriamo per arrivare a Seychelles, la sede dell'aeroporto internazionale e della capitale Victoria. È lunga 27 km e larga 8. Abbiamo sei spiagge fantastiche, un centro economico delle Seychelles proprio Mahé, che conta 77.880 abitanti, circa il 90% della popolazione totale, come per tutte le isole dove è situata la capitale. È l'isola anche più animata dell'arcipelago grazie alla vasta selezione di intrattenimenti e servizi. A Mahé abbiamo due parchi nazionali, il Parco di Sant'Anna e il Port Lomé. A Mahé cosa si può fare? Tanti ci dicono, eh sì, ma Mahé poi siamo fermi, c'è solo spiaggia, non è così. A Mahé non c'è solo mare, ma anche molto, molto entroterra, si può fare del trekking e delle fantastiche passeggiate in montagna. Abbiamo l'orto botanico più grande e più fornito di tutto l'Oceano Indiano. Abbiamo il Belvedere, Mission Lodge, un luogo storico dell'epoca coloniale, il Giardino delle Spezie, nel sud dell'isola, che si chiama Jardin du Roi. Nei tempi che furono, i seychellesi volevano mandare al re di Francia dei presenti, siccome non era ancora conosciuta il sistema di conservazione sottosale, presero un appezzamento di terreno e piantarono tutte le spezie, dalla canella al chiodo di garofano, tutte le spezie che noi conosciamo e anche di più sono piantate lì, e merita veramente una visita, anche perché a fianco c'è un ristorantino delizioso dove si mangia molto molto bene. Abbiamo l'arte e la scultura creola e abbiamo la piantagione di tè, e anche lei merita una visita. Abbiamo delle spiagge che sono favolose, come Anse Royale, che è la spiaggia dei seychellesi, dove il sabato, dal venerdì sera alla domenica, ci sono barbecue e feste e musica. Abbiamo Beauvalon, che è la spiaggia più conosciuta nord di Mahé, dove abbiamo una vastità di hotel, di ristoranti, pub, music pub, discoteche. Abbiamo il parco marino di Sant'Anne, come appena detto, e Port Lomé, due parchi marini veramente eccezionali, meritevoli di visita. La capitale Victoria è la più piccola capitale al mondo, dove troviamo il monumento dell'unità nazionale, troviamo il mercato di Sir Sylvain Clark, bellissimo, multicolore. Quando entrate nel mercato troverete un tripudio di colori, profumi, sapori, ed è meritevole andare a fare un giro. Potete trovare anche dei bellissimi souvenir a poco costo. Abbiamo il monumento del bicentenario delle isole, l'artigianato locale, il carnevale creolo, che è molto molto bello, che normalmente si festeggia nel mese di ottobre, il monumento alla libertà delle isole, abbiamo soprattutto spiagge incontaminate, un tempio indù e l'orologio. L'orologio, che è una riproduzione fedelissima del Big Bang di Londra, omaggio della regina Elisabetta madre al momento della presa delle Seychelles da parte dell'Inghilterra. Abbiamo anche la Plaine del Saint-André, che è la famosa rumeria del rum rinomatissimo, che è il Takamaka, molto buono. Abbiamo la cattedrale di Saint-Paul, abbiamo il Domaine Val-des-Prés, che non è nient'altro che un territorio dove si può andare a visitare
vedere tutto l'artigianale locale, manuale, il giardino botanico che abbiamo appena detto, il centro nazionale culturale, la fabbrica del tè, il Morne Saint-Éloi, che è il parco nazionale, che è bellissimo. Quando arrivate sopra vi potete sedere su questa panchina che vedrete e vedere tutto l'arcipelago sotto di voi con delle spiagge bianchissime. Non dimentichiamoci delle gallerie d'arte e di scultura, ci sono tre artisti seicellesi che costantemente espongono a Parigi, Londra e New York. E poi abbiamo la Moutiat, la Séguat e il Cantol, che sono le danze popolari seicellesi che troverete il sabato e la domenica sulle spiagge di tutte le isole. Pralè, Pralè è la seconda isola delle isole interne, a 45 km da Mahé, è lunga 11 km e larga 4, ha 8.500 abitanti ed è sede del patrimonio mondiale dell'UNESCO, la Vallée de Mé. La Vallée de Mé, ci torniamo poi un po' più tardi per la spiegazione. Come possiamo raggiungere Pralè? Semplicissimo, possiamo raggiungere in 15 minuti di volo domestico da Mahé con Air Seychelles, un'ora di catamarano con CatCoco, con i taxi boat o con dai 10 ai 30 minuti di elicottero da qualsiasi isola con Zilair, quindi collegamenti molto facili, molto rapidi. Eccola qui Pralè, vi chiedo gentilmente di tenere a mente queste immagini perché abbiamo da una parte, dalla parte destra del vostro schermo, una spiaggia e dall'altra parte ne abbiamo un'altra. Questo ci ritorneremo più tardi per un motivo che sarà oggetto di domande sicuramente da parte vostra. A Pralè abbiamo delle spiagge che sono fantastiche, tipo Anse-Georgette, che è all'interno dell'hotel Le Muriat, all'interno del parco dell'hotel Le Muriat, e per andare a visitarla è sufficiente chiamare il giorno prima e chiedere il permesso. Il permesso per una ragione molto semplice. Questa spiaggia viene protetta e non lasciano entrare più di 20-22 persone giornalmente proprio per proteggere la spiaggia che è meta delle tartarughe quando vanno a deporre le uova. Abbiamo Anse-Volbert, Côte d'Or, che è conosciuta un po' da tutti, una delle più belle spiagge al mondo che è Anse-Nation e Anse-Royale che abbiamo visto. Di fronte a Pralè, di fronte a Côte d'Or, ci troviamo il Curzon Marine National Park. Quest'isola, che era un antico lebbrosario nei tempi che furono, dove venivano emarginati i lebbrosi, oggi è un'isola che è dedicata alla salvaguardia delle tartarughe terrestri. C'è la Doctor House, che è diventata museo, dove ci sono molto bello da vedere e da leggere tutta la storia. Vediamo ancora le rovine delle celle dei lebbrosi e sull'isola troverete 450 testugini di tartarughe, dalla più piccola, dalle quelle appena nate, alla tartaruga di 3 mesi, 6 mesi, un anno e così via, dove poi a pranzo potrete andare a fare un bellissimo barbecue sulla spiaggia di Anse-Josée, una delle più belle delle Seychelles, e prendervi un bel bagno di sole. Al ritorno da Curieuse andrete, si passa normalmente, quasi obbligatoriamente, dall'isolotto di Saint-Pierre, dove potrete fare snorkeling e vedere tutto quello che c'è nell'Oceano Indiano: tartarughe, Napoleon, Swordfish, snorfici, sergenti, le murene, le razze, e se siamo fortunati anche i delfini. La Vallée de Mé, sito patrimonio dell'UNESCO, ed è l'unico posto al mondo dove cresce il Cocon de Mer. Studiosi e storici dicono che sia il paese, l'Eden, il giardino dell'Eden. Come vedete, c'è un ragazzo che ha il Cocon de Mer sulla spalla. Questo è il seme più grande che c'è al mondo. Basta pensare che una palma, prima di poter fare questo seme, deve avere almeno 25 anni di età e per farne uno ci impiega ben 9 anni. Quando sono grandi così non sono commestibili solo quando sono appena appena sbocciati. Vedete la Vallée de Mé con i suoi sentieri, vi può portare fino su al Belvedere,
vedere tutta la vallata da sopra. Abbiamo a parallè il monumento dell'Indipendenza, abbiamo il bellissimo Font Ferdinand, anche lì troveremo delle coco de mer e delle spiagge incontaminate. Passiamo alla Digue, che è la terza isola delle isole interne, delle isole vicine, a 50 km da Mahé e a soli 7 km da Pralè. È la quarta isola per dimensione, ma terza per strutture turistiche e popolazione. È piccola perché 5 km di lunghezza e 3 km di larghezza. Alla Digue si respira e si vive tradizione e calma. La popolazione è molto molto amichevole e ci sono circa 2.700 abitanti. Abbiamo delle bellissime spiagge remote con massi di granito rosa. Alla Digue si può andare solo con bicicletta e carri trainati dai buoi. Oggi c'è qualche taxi, c'è qualche automobile messa per i turisti. I carri trainati dai buoi non sono più così numerosi perché gli animalisti hanno fatto delle petizioni e il carro viene utilizzato solo per i matrimoni. Il progetto per veicoli ibridi è stato approvato e ci troviamo moltissime golf car. Alla Digue troviamo ancora le antiche case coloniali, come potete vedere qui sotto, e troveremo anche l'Unione Estate, che è un parco dove esiste ancora la produzione della copra, delle piantagioni tipiche delle noci di copra. La piantagione di copra, dove c'è il bue che traina proprio la macina dove viene lavorata la copra, abbiamo le Stash House, che è una casa con l'architettura coloniale, che troveremo anche all'interno del parco dell'Union, che questa casa è la casa del presidente, ex casa del presidente delle Seychelles, dove sono stati girati due film per i più maturi. Si sono stati girati i film di Emmanuel. Abbiamo la Verde Reserve, che è una riserva naturale molto bella, dove possiamo trovare la Verve e l'uccello nero, l'uccellino nero che cinguetta tutto il giorno. Abbiamo Grand Anse, molto bello, e il cimitero degli antichi coloni, proprio nelle immediate vicinanze del parco. A La Digue troviamo anche Anse-sur-Seine d'Argent, è la spiaggia più fotografata in assoluto al mondo e quella più utilizzata per gli spot pubblicitari, soprattutto per quello che riguardano gli sposi. Vediamo le possibilità di soggiorno che abbiamo nelle isole granitiche. Ricordiamoci bene che le Seychelles sono le uniche isole granitiche che ci sono al mondo, con il famoso granito rosa. Abbiamo la possibilità di fare dei combinati di due isole, quindi Mahé e Pralè con un'escursione giornaliera alla Digue, oppure un combinato di tre isole, Mahé e Pralè e la Digue, oppure Mahé e Pralè Silhouette, a secondo di quello che desiderano i clienti. Le isole vicino a Mahé sono Sainte-Anne, che oggi è in ristrutturazione perché il Club Med dovrebbe nel 2022 riaprire un suo villaggio. Abbiamo Surf Island, immediatamente a 5 minuti di navetta da Mahé, Round Island, Nord e Silhouette. Le isole vicino a Pralè sono Saint Sourie, che è un'isola privata del club I Grandi Viaggi. Abbiamo Cousin, Round Island a Pralè, Fregat e Aride. Abbiamo poi delle opzioni, dove poter fare dei combinati sia di due che di tre isole e aggiungere anche 3 giorni di crociera tra le isole, oppure direttamente una crociera di 7 giorni tra le isole, quindi con la possibilità di poter visitare le isole dal mare per chi ama questo genere di turismo. Le isole coralline sono Dennis Island, che dista 85 km da Mahé, ideale per relax, snorkeling, immersioni e pesca d'altura. Abbiamo Bird Island, che dista 100 km da Mahé, che è un santuario per gli uccelli e un luogo di nidificazione per più di 1 milione di sterne fuligginose durante gli alisei da sud-est. Des Roches a 230 km, che è perfetta per la pesca e l'immersione. Alphonse a 400 km da Mahé,
con una spalliera corallina spettacolare e acque perfette per la pesca alla mosca e la pesca d'altura. Aldabra, che è quella lì più lontana in assoluto, che è a 1150 km da me, ed è il più grande atollo al mondo. Bellissima da vedere, sede della più anziana tartaruga di tutte le Seychelles. Passiamo alle attività e alle attrazioni che possiamo avere che abbiamo alle Seychelles, perché tutti ci dicono sì, come detto prima, ma non si può fare niente oltre al sole e mare. Non è vero, possiamo fare immersioni, possiamo fare snorkeling, vela, catamarano, pesca d'altura e pesca alla mosca, classiche passeggiate in spiaggia, trekking su tutte le isole con percorsi e sentieri già programmati, addirittura ce n'è una a Mahé che dura 7 ore, arrampicata, escursione guidata, possiamo giocare a golf, ci sono due campi da golf, uno a Pralè presso l'hotel Lemuria che è un campo da golf a 18 buchi internazionale iscritto al circuito mondiale del golf e un campo da golf a Mahé di 9 buchi. Abbiamo dei parchi nazionali e dei siti dell'UNESCO, come la Valle de Me e Aldabra. Abbiamo chiaramente spiagge idilliache e contaminate. Abbiamo una gastronomia locale e internazionale. Abbiamo tantissimi hotel con wellness e con prodotti autoctoni, anche se già adesso hanno cominciato gli hotel de charme, i boutique hotel a creare delle piccole spa con i prodotti autoctoni come l'olio di cocco, l'olio di vaniglia, prodotti che non troviamo sul mercato internazionale perché vengono fatti ed utilizzati solo e esclusivamente alle Seychelles. Possiamo giocare a tennis, fare equitazione, windsurf, surf, kitesurf, oltre ad avere discoteche e music pub. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Ma queste isole Seychelles, per chi sono? Noi di Seychelles European Reservation sono anni che lottiamo per sfatare il mito che le isole Seychelles sono solo ed esclusivamente per i viaggi di nozze. Sono anche per viaggi di nozze, ovviamente, perché è la quarta destinazione al mondo per i viaggi di nozze. Però è per i single. L'anno scorso abbiamo mandato a Seychelles 48 singole per la più parte, donne tra l'altro, per coppie normalissime, per famiglie, vacanze tra amici, gruppi organizzati, viaggi di nozze, per il rinnovo dei voti, una cosa simpaticissima che si può fare su tutte le isole, e anche per i diversamente abili che possono venire a Seychelles, con una piccola particolarità: le spiagge non sono attrezzate con le carrozzine per la spiaggia, ma lì si dovrà attrezzare il disabile stesso. Noi abbiamo i ragazzi che li aiutano anche ad arrivare in spiaggia prendendoli addirittura di peso. Le strutture ricettive. Abbiamo una selezione di strutture che variano dagli appartamenti e ai chalet per il self-catering. Abbiamo degli eco-lodge, delle guest house con la possibilità di avere già qui la mezza pensione, hotel de charme, boutique hotel, hotel a 4 e 5 stelle, isole private e crociere tra le isole. Quando andare? Questa è la domanda più frequente. Essendo appena sotto l'equatore, siamo fuori dalla cintura ciclonica, uraganica, tifonica e delle tempeste tropicali, quindi ci possiamo andare sempre. La temperatura, sempre tutto l'anno, la temperatura dell'aria in media è di 29 gradi e la temperatura del mare è di 27 gradi centigradi, quindi è gradevole tutto l'anno. Le Seychelles però subiscono due alisei e questi portano ad avere le famose alghe. Quindi, ecco perché prima vi ho detto tenetevi in mente bene l'immagine di Pralè, che è l'isola maggiormente colpita da questo fattore, perché da una parte sistemiamo i clienti nell'aliseo da sud-est, che va da maggio a settembre, con un clima asciutto e più fresco, che è circa 28 gradi, e che ci dà più ore di luce e meno umidità. Mentre da ottobre ad aprile subiamo l'aliseo da nord-ovest e ci riporta un caldo più tropicale, con mare calmo,
e con breve piogge passeggere. Il periodo meno consigliato, o quello lì che è meno piacevole, ma questo è abbastanza relativo, perché anche in questo periodo che va da dicembre, metà dicembre a fine gennaio, dove abbiamo degli scrosci d'acqua tropicali che possono durare un'ora, mezz'ora, mezza giornata, fino a un massimo di un giorno, anche in questo periodo le isole sono turisticamente molto coperte per Natale e per Capodanno. Quindi vale la pena arrivare a festeggiare Natale e Capodanno alle Seychelles. Come arriviamo a Seychelles e con chi? Abbiamo oramai diverse compagnie aeree, da Emirates, Ethiopian, Qatar, Air Seychelles, British, Etihad, all'Italia, Condor, Air France e Turkish Airlines, che partono giornalmente dai più grandi aeroporti italiani, da Milano, Milano Malpensa, da Venezia, da Bologna, da Roma, da Catania, da Napoli, insomma, un po' da tutta Italia, comprese le isole, riusciamo a servire Seychelles con queste compagnie aeree. Tra l'altro, appena sarà possibile ripartire dopo questo periodo di coronavirus, sicuramente vi comunicheremo le compagnie aeree che partiranno per prime, per poter riprendere a mandare i vostri clienti a Seychelles. Vi diamo delle informazioni che sono quelle lì più comuni. Abbiamo un fuso orario di 3 ore in avanti durante l'inverno e di 2 ore in estate. Formalità per l'ingresso: passaporto deve essere valido, dobbiamo avere un biglietto di ritorno o di proseguimento del viaggio e una prenotazione alberghiera. Attenzione, perché i furbetti di internet che vogliono farsi le prenotazioni in loco tantissime volte non vengono fatte entrare proprio per mancanza di prenotazione alberghiera. Non c'è la necessità di nessuna vaccinazione. L'abbigliamento chiaramente è leggero, in cotone, vestiti da sera semplici e eleganti, un pantalone lungo per gli uomini per la cena e l'ingresso ai casinò. Pantalone lungo, se volete, se siete in alberghi a 4 stelle, ma se siete in guest house, boutique hotel e hotel de charme, non è necessario. L'elettricità è a 240 volt, con le prese di corrente, con le tre lavelline piatte come gli inglesi, si guida a sinistra ed è sufficiente la patente internazionale e anche la patente europea. I trasporti a Malé e Pranè, abbiamo degli ottimi trasporti pubblici, costano circa 56 centesimi a biglietto, abbiamo dei taxi e degli affitto e dei noleggi auto. La dig dovremo farla in bicicletta o col carro trainato dai buoi, e se no a piedi. Possiamo arrivare alla dig anche in elicottero da tutte le isole interne. La valuta è la rupia seychellese. Sono accettate anche per qualsiasi acquisto carte di credito, ma a discrezione dei visitatori è bene per i souvenir non pagare con le carte di credito, perché gli importi sono talmente bassi che non ne vale la pena. Le carte di credito sono accettate, tutte le maggiori carte di credito come American Express, Mastercard e la Visa, praticamente i bancomat sono disponibili dappertutto, su Mae, su Pranè e sulla Dig, presso le maggiori banche, ma vengono erogate solo esclusivamente rupie, quindi non ci daranno euro. Per poter cambiare gli euro li possiamo cambiare nelle strutture alberghiere oppure nelle banche, negli orari di apertura. Vi presento le nostre 4 strutture di proprietà. La prima è Villa de Mer, un hotel de charme su Pralè, direttamente su Grand Anse. È composto da 14 camere doppie con una capacità ricettiva di 2, 3 e 4 persone, con 2 adulti e 2 bambine. A cui potete avere il trattamento di prenotamento e prima colazione e di mezza pensione. In tutte le nostre strutture, i nostri ristoranti sono aperti anche a pranzo. Non viene erogata
la pensione completa per un motivo molto semplice, perché normalmente quando si è a Seychelles durante la giornata si vanno a vedere le spiagge e a visitare le isole. Abbiamo il Britannia Guest House, questa è una guest house che quest'anno è passata Hotel de Charme, è a 450 metri dal mare, è la prima guest house che è stata fatta a Seychelles ancora quando c'erano il dominio inglese, e dal nome si può intuire perché è stata fatta per l'avvento della regina Elisabetta Madre sulle isole. Qui abbiamo la facoltà di potervi erogare sia il pernottamento con prima colazione e anche qui la mezza pensione. Anche qui il ristorante è aperto a pranzo. Passiamo ai nostri Condor Apartment, che sono apartment di charme, che sono a 50 metri dalla più bella spiaggia di Praga, che è la spiaggia di Côte d'Or. Queste 9 suite sono composte da camera da letto con bagno e cucinino, con sala da pranzo, e possono ospitare da 1, 2, 3, 4 fino a 6 persone. Anche qui possiamo erogare tre servizi. Possiamo erogare il semplice pernottamento, possiamo erogare il pernottamento e colazione, e la mezza pensione. Per la mezza pensione, la colazione al mattino verrà servita direttamente nelle suite, quindi verrà chiesto ai clienti a che ora gradiscono fare la colazione, e a quell'orario se i nostri ragazzi busseranno alla porta e serviranno direttamente la colazione nelle suite. Per la cena avranno la possibilità i clienti di poter scegliere tra andare a cena al Pirogue Restaurant, che è a 100 metri della struttura, oppure di andare alla Goulette, che è il ristorante dell'hotel scusatemi, dell'hotel, con una navetta che viene a prenderli e li riporterà agli appartamenti, l'hotel La Chapelle. Abbiamo poi l'Habitation, che è a Surf Island, anche qui è un hotel de charme. Caratteristica di questo hotel, che era un'antica piantagione di palme da coco e di vaniglia, anche qui in mezza pensione, anche qui la facoltà di ristorante è aperto a pranzo. Potete vedere nell'immagine sotto la navetta che è ormeggiata sul pontile e che ci impiega 5-6 minuti per portarvi da Surf Island a Mahé. A Surf Island non ci sono biciclette, non ci sono automobili, si fa il giro, si cammina solo a piedi. Oggi, nel 2019, è stato instaurato a Surf Island una nursery e una piantagione di coralli, che è molto bella da andare a visitare, anche perché i biologi marini vi spiegheranno come si fa a ripopolare tutti i fondali con i diversi tipi di corallo. 11 buoni motivi per lavorare con noi. Siamo il più vecchio DMC delle Seychelles, abbiamo 4 strutture di proprietà e 292 strutture in programmazione, più le crociere tra le isole. Stiamo costruendo altre 2 strutture che saranno pronte tra un anno, un anno e mezzo. Vi diamo delle risposte rapide ai vostri preventivi. Generalmente, se ci mandate la richiesta entro mezzogiorno, alle 4, 4 e mezzo del pomeriggio avete già il preventivo sul vostro desk. Se ce la mandate dopo le ore 12, perdiamo il booking a Mahé e ve le ritroverete alle 9 del mattino quando rientrano. I nostri preventivi sono compresi di assicurazione medico, bagaglio, annullamento, base. A Mahé abbiamo un booking composto da 4 ragazze esclusivamente dedicato al paese Italia, quindi a noi. Vi possiamo creare, ecco le nostre ragazze del booking, possiamo creare delle vacanze su misura e combinati con più isole, a secondo dei desideri dei vostri clienti. Vi diamo assistenza ai viaggiatori 24 ore al giorno, vi possiamo dare
trasferimenti collettivi e privati da e per gli aeroporti, gli hotel, i porti, le suite su tutte le isole, via mare o via aerea. Le nostre quote sono sempre quote nette agenzia, quindi nessuna commissione. La commissione la potete gestire voi e avete un range che parte da 0 a 28% a secondo delle strutture. Se voi avete la necessità e volete i voli, vi possiamo fornire anche dei voli con il pagamento di fee di emissione. Vi possiamo dare delle auto noleggio su Mae e su Pramè, ricordate che si guida a sinistra. Vi forniamo di tutte le escursioni possibili e immaginarie, sia collettive che personalizzate e private. Inoltre, noi facciamo un controllo e una verifica ogni 90 giorni, praticamente costantemente, di tutte le strutture e dei loro servizi. Le strutture abbiano i camminamenti illuminati la sera, che vengono effettuate le disinfestazioni dei giardini, che i giardini siano curati, che le lenzuola siano corrette, buone, nuove, che le tinteggiature nelle camere avvengano ogni 2, massimo 3 anni, che i materassi vengano cambiati ogni 3 anni, e questo fa sì che il nostro lavoro, chi ci conosce sa benissimo come è la qualità delle strutture che noi proponiamo. Abbiamo una completa tutela delle agenzie di viaggio. Questo che cosa significa? Noi non lavoriamo con tour operator e non lavoriamo con i privati. Da 40 anni lavoriamo solo ed esclusivamente con agenzie di viaggio. Questo in Francia, in Sudafrica e da 3-4 anni anche in Italia. Vi chiediamo di darci sempre un nome e un cognome. Questo è per tutelare voi, perché abbiamo 6 siti internet e i clienti, se girano e smanettano su internet, sicuramente ci troveranno, manderanno le richieste a Mae, Mae le rimanda a noi in Italia. Noi siamo delle persone educate, rispondiamo ai clienti e gli diciamo: gentile signor Rossi, l'agenzia XY ci ha mandato la stessa, uguale, identica richiesta per lo stesso periodo, lo stesso numero di persone con lo stesso trattamento, si rivolga al professionista di fiducia. Le quote, come dette prima, sono tutte nette, non abbiamo nessuna quota iscrizione, non abbiamo nessuna quota dossier e la fatturazione è un 74 ter. Per il 2020 abbiamo 2 novità, anche se ci siamo dovuti fermare per forza, diciamo, a causa maggiore, come tutto il resto del mondo, per questa pandemia del coronavirus. La prima novità è una novità in esclusiva mondiale, che è un tour delle Seychelles. Questo tour è in esclusiva con l'aiuto del Ministero del Turismo di Seychelles Tourismus Board e nostra, con tutti i rangers dei parchi nazionali. È un programma di 9 giorni e 8 notti, di cui 5 notti in pensione completa e 3 notti in mezza pensione. Qui avete poi il primo giorno, ci sarà l'accoglienza e la sistemazione in hotel a Surf Island presso la nostra struttura. Il secondo giorno faremo ambientare i clienti con una bella giornata libera. Il terzo giorno ci sarà un tour in kayak con snorkeling nel parco marino di Sant'Anna per vedere e farci spiegare da parte dei biologi marini come stanno recuperando e ripiantando tutti i coralli. Il quarto giorno avremo una visita al parco marino di Port Loné con Eddie Betterne, con il parco nazionale. Il quinto giorno avremo un'escursione a Copoglia, che è in altezza, quindi faremo una bella camminata di circa un'ora, e un tour della capitale Victoria, e nel pomeriggio avremo il trasferimento all'isola di Pramè. Il sesto giorno avremo una visita alla riserva speciale, al sito patrimonio dell'UNESCO, la Valle de Me, con una guida che ci spiegherà tutte le palme, i sentieri, gli uccelli, e se saremo fortunati avremo anche la facoltà di poter vedere la rana più piccola al mondo. È grande come l'unghia di un nostro pollice ed è di un colore rosso vivace o verde evidenziatore. Non è velenosa, non è assolutamente
cattiva, anzi ha una è molto curiosa, quindi come sente camminare è facile che si faccia vedere. Il settimo giorno andremo a Curieuse a vedere l'isola delle tartarughe e come vengono salvaguardate e andremo alla diga. L'ottavo giorno avremo una giornata libera, quindi per chi lo desidera potrà andare a farsi una bella nuotata o andare a fare shopping nei negozi di souvenir e il nono giorno si ritornerà in Italia. Qui abbiamo la facoltà di poter decidere assieme le date di partenza. Per formare questi gruppi, sono gruppi con al minimo 6 camere, al massimo 8 camere, dalle 10-12 persone alle 16 persone. E questo lo possiamo decidere assieme, magari dandoci una mano reciproca per formare i gruppi. La seconda novità è la personalizzazione delle locandine per le vostre vetrine. Chi ci conosce sa che tutti i giorni mandiamo un'offerta, un giorno con un'offerta sugli appartamenti, un altro giorno con le guest house, con tutti i tipi di strutture che ci sono nelle Seychelles. E qui queste offerte da quest'anno saranno personalizzabili. Basterà cliccare sul personalizza locandina per la tua vetrina, vi chiederà di salvare la locandina che vi verrà salvata in formato Word, dove voi avrete la facoltà di poterci inserire i vostri markup e il costo del volo aereo e di poterle stampare direttamente per la vostra vetrina. Che dirvi? Se avete delle domande, siamo completamente a disposizione per poterle evadere. Eric, sono qua, eccomi, mi Sì. inserisco. Sì, ci sono diverse domande, quindi inizierei a girartele direttamente così puoi rispondere a tutti. Bene. Allora, tanti ci hanno richiesto se puoi approfondire il discorso delle alghe e degli alisei, scusami. Sì. Allora, durante gli alisei si formano le alghe, alghe che sono poi se andiamo a vedere nel web, oggetto di discriminazione da parte dei turisti che le trovano, ma le alghe che si formano è la zostera praticamente, e sono alghe che crescono solo e esclusivamente dove l'acqua è purissima. E nell'arco degli alisei, nei 6 mesi che ci sono gli alisei, le troviamo nei bassi fondali e in mare. Non c'è la facoltà di poter eliminare queste alghe, anche perché il governo seicellese da decenni sta facendo una lotta per la salvaguardia dell'habitat naturale. Su tutte le spiagge dove ci sono le strutture turistiche, vengono pulite dalle alghe e le alghe vengono portate via, anche perché vengono compostate per fornire e creare dei contenitori tipo plastica solubili e ecosostenibili. Queste alghe le troviamo 6 mesi da una parte e 6 mesi dall'altra. Gli alisei non sono venti che danno fastidio, anzi sono venti molto molto dolci che portano una brezza gradevole e con l'effetto della marea e della luna fanno sì che queste alghe crescano dalla parte est e dalla parte ovest delle isole. L'isola più colpita in assoluto è l'isola di Tranè, perché è quella lì più esposta in mare. Questo è tutto, ma questo non vuol dire che durante il periodo dell'aliseo da sud-est o dall'aliseo da nord-ovest le isole non siano coperte turisticamente. Anzi, noi abbiamo proprio delle strutture, come vi ho spiegato, dalla parte di Côte d'Or per 6 mesi, sono aperte tutto l'anno ovviamente, e dalla parte di Grand'Anse per gli altri 6 mesi, così da evitare di proporre delle strutture dove ci sono le alghe. Nei nostri preventivi vengono fatte di default le cernite dove
metteremo i clienti chiaramente nel periodo richieste dove non ci troveranno le alghe. Perfetto, grazie Eli. Allora, Michela, ci chiede, forse ne hai parlato, se la patente italiana va bene. Sì, va benissimo. Perfetto. E ci chiedono quanto costa di media un noleggio auto. E altra domanda, sempre legata ai vari costi, quanto la tassa d'entrata, perché alcuni ci hanno segnalato che è molto alta. Allora, partiamo dalla tassa di entrata che la tassa di entrata non esiste. Esiste un visto che viene già incluso in tutti i nostri preventivi e che viene effettuato direttamente all'uscita dell'aeroporto. Prima dell'uscita dei clienti dell'aeroporto, passano attraverso gli uffici doganali e gli viene messo un timbro completamente gratuito perché viene già assorbito dai preventivi. Le tasse di soggiorno per quello che riguarda tutti i tipi di strutture sono assorbite direttamente nei preventivi e dalle strutture al momento della presentazione di preventivi. Quindi non esiste sul mercato una tassa da pagare quando si arriva alle Seychelles. Da che io conosco Seychelles, che sono la bellezza di 38 anni, mai è stata richiesta una tassa. Chi paga una tassa non so che tassa paghi perché non ne esiste. Per quello che riguarda la patente, va benissimo la patente italiana, non c'è la necessità di fare una patente internazionale come per andare in altri paesi, si guida a sinistra, chiaramente non essendo abituati a guidare a sinistra, la prima rotonda che faremo ci sarà da divertirsi. Se siamo sfortunati, se sarà una o due persone che suoneranno, si bloccherà il traffico, si metteranno a ridere perché vedranno che la macchina una targa di noleggio e poi basterà seguire il flusso del traffico. Il costo di un'auto a noleggio dipende chiaramente dal tipo e dal modello dell'auto che si andrà a noleggiare, però per una utilitaria si parte da 45-50 euro al giorno a macchina, Ok, perfetto. sia su Planè che su Mahé. Mentre alla DIG abbiamo la bicicletta, quindi si potranno noleggiare delle biciclette per tutto il periodo che si rimane sull'isola di La Digue e ha un costo che varia dai 8 ai 10 euro al giorno a bicicletta. Ok. E Lara ci chiede se si possono abbinare altre destinazioni tipo Kenya, Sudafrica, Dubai, se ci devono pensare direttamente le agenzie o ci pensate direttamente voi, Eric, e se l'assistenza locale è in italiano. Allora, per quello che riguarda l'abbinamento con altre destinazioni, tipo il Sudafrica, tipo il Giappone, tipo il Kenya, la Tanzania, queste sono tutte mete che noi non serviamo. Noi siamo un DMC seychellese, quindi prodotto solo e esclusivamente Seychelles. Questo è un prodotto che dovrà prendere l'agenzia. Per quello che riguarda invece Dubai e Abu Dhabi, abbiamo dei contatti con il Ministero del Turismo sia di Dubai che di Abu Dhabi, dove potremo fornire alle agenzie che ce lo richiedono, se vogliono fare un Dubai più Seychelles o Dubai più Abu Dhabi, degli hotel con i vari servizi, quindi pick-up e pick-off. Assistenza è in italiano. Chiaramente l'assistenza in italiano, certe volte, essendoci degli aerei che arrivano a rotazione continua durante tutta la giornata, non ci sono centinaia di ragazzi che parlano in italiano. I nostri ragazzi che parlano in italiano, se stanno accompagnando una famiglia, magari con un trasferimento privato, che ha richiesto il trasferimento privato i trasportisti in italiano, se sono ad accompagnare altri clienti chiaramente troveranno l'assistenza in francese o in inglese, ma su specifica richiesta gliela facciamo trovare sicuramente in italiano, senza problemi. Ok, si può fare anche noleggio scooter, Eric? Ci sono? Noleggio scooter non c'è. C'era, è stato bandito perché
Purtroppo con gli scooter succedeva che la gente poi andava a fare bisboccia sulle spiagge, mollavano giù gli scooter, non sapevano più dove erano, correvano come i pazzi, quindi hanno deciso che per evitare di far sì che la gente si potesse ferire e anche molto, hanno eliminato il noleggio. Perfetto. Allora, ci chiedono quanto sono frequenti i mezzi per spostarsi da un'isola all'altra e ci chiedono anche qual è la distanza di Silhouette da Mahé e com'è raggiungibile. La distanza di Silhouette a Mahé è 45 minuti di battello, Ok, quindi serve il con battello. un catamarano veloce 45 Ok. minuti. E questa è la distanza da Silhouette a Mahé, che viene fatta con un catamarano con un catco veloce, quindi è molto piacevole anche perché in quella tratta da dove parte il catamarano dal porto di Belombre, poco fuori normalmente si intravedono delfini che accompagnano il catamarano fino a Silhouette, quindi anche molto piacevole da fare. Per quello invece che riguarda la frequenza dei mezzi, ci sono dei mezzi che partono al mattino, ci sono tre volte al giorno, quindi a seconda dell'arrivo degli aerei piazzeremo i clienti o al mattino presto o a mezzogiorno o alle 4 del pomeriggio. Questo per quello che riguarda i catamarani tra me e la Digue, mentre per quello che riguarda gli aerei tra l'Isola Madre e Tranè c'è un aereo ogni 20 minuti, sono degli aerei a 10-12 posti, quindi partono con una frequenza regolare. Anche per chi vuole andare alla Digue, se è necessario, perché arrivano alla sera tardi, li facciamo prendere l'aereo su Pralè e da Pralè li facciamo andare alla diga in Catarouge, che dura 10 minuti, 15 minuti la traversata tra Pralè e la diga. Grazie, Eri. Ci chiedono in merito ai viaggi di nozze se fate solo Hotel de Charme o ci sono anche 5 Stelle. Allora, per i viaggi di nozze noi piazziamo i clienti in viaggio di nozze a secondo del budget che hanno. Li possiamo mettere in appartamento, in guest house, in hotel de charme, in boutique hotel, 3, 4, 5 stelle e anche in crociera se vogliono. Quindi tutti gli alberghi hanno delle offerte sempre per quello che riguarda i viaggi di nozze, escluse le guest house che sono delle strutture, le guest house e gli appartamenti che sono delle strutture basilari, dove già il prezzo è accessibile a tutti, quindi non ci danno la facoltà di avere delle offerte per i viaggi di nozze. Per i viaggi di nozze possono andare in tutte le strutture, a secondo, ripeto, del budget che hanno. Per quello che da anni combattiamo la falsità che per Seychelles sono care solo perché si va fanno un viaggio di nozze in un albergo a 4 o 5 stelle, e mentre chi non ha la facoltà di spendere 3, 4, 5, 6 mila euro non può andare a Seychelles. Non è vero, gli facciamo fare il suo viaggio di nozze in guest house o in hotel de charme. Ok, grazie Erika. Allora, un'altra domanda che ci hanno fatto alcuni è se prevedete delle tariffe per agenti, se c'è un'area agenzie dedicata all'interno del vostro sito e ovviamente qual è la situazione legata al coronavirus a Seychelles. Allora, noi tutti gli anni con le agenzie che ci raggiungono un determinato obiettivo, che è altissimo tra l'altro, che è circa 25.000 euro di fatturato, facciamo degli educational per queste agenzie. Inoltre organizziamo una volta all'anno dei farm trip, dove gli agenti di viaggio si devono pagare il biglietto aereo e questo lo facciamo tranquillamente tutti gli anni. All'interno del nostro sito c'è un'area agenzia che viene data alle agenzie di viaggio per verificare il fatturato. Nel nostro sito non è possibile
fare direttamente delle prenotazioni per un motivo molto semplice che adesso vi spiego, perché Seychelles non è un prodotto che si può lavorare a video tipo Maiorca, Minorca o altre destinazioni, perché specialmente per quello che riguardano le strutture piccole e medie che hanno 5, 6, 8, 10, 12, 14 camere, si riempiono velocissimamente. Noi nei nostri preventivi, al momento che diamo una guest house, un appartamento, un hotel de charme, un boutique hotel, che fanno parte di queste strutture con 14, 16 camere al massimo, diamo la disponibilità effettiva al momento dell'inoltro del preventivo. Ecco perché non abbiamo messo la facoltà di poter prenotare direttamente dal sito. Mentre per gli hotel a 4, 5, 3, 4, 5 stelle ci ritroviamo ad avere un'altra problematica, che non è la mancanza di disponibilità, ma è che se uno va a vedere il prezzo di una camera standard, al momento che magari va a prenotare, le camere standard sono finite e dovremo dargli una camera superior, una camera vista mare o una suite, una junior suite, eccetera, eccetera. Quindi è per quello che abbiamo tolto la facoltà di poter fare prenotazioni online, ma facciamo noi da tramite. Ripeto, siamo iperveloci nel evadere tutti i preventivi, e i preventivi al momento che arrivano, arrivano con le disponibilità effettive delle strutture richieste o delle strutture proposte. Idem vale per tutte le escursioni. Stiamo anche cercando di fare vi anticipo una novità, stiamo cercando di fare una cosa molto molto simpatica, che è però laboriosissima. Stiamo cercando di proporre delle cene creole nelle case dei seychellesi. E anche un'altra cosa, che chi sceglie la soluzione appartamento, stiamo cercando di fare dei voucher con delle convenzioni in vari ristoranti dove poter andare a mangiare tutte le sere in un ristorante diverso. Però è tutto in lavorazione, e appena tutto questo verrà chiuso definitivamente, verrà contrattualizzato, saremo sicuramente i primi a darvene comunicazione. Ok, Eric, il sito al quale collegarsi per registrarsi come agenzia, qual È è? www.seychellesresa.it, Perfetto. E niente, io direi a questo punto di affrontare un attimino il discorso coronavirus. Alcuni ci hanno chiesto qual era appunto la situazione. fortunatamente Seychelles ha solo esclusivamente 7 casi, nessuno interno. 3 di questi sono cittadini seicellesi che erano in visita qui in Italia, sono rientrati a casa e mi hanno fatto la misurazione della febbre e il tampone, e hanno riscontrato che erano affetti da coronavirus. C'è un olandese che è affetto da coronavirus, e 3 tedeschi che sono affetti da coronavirus, che sono tutti in ospedale a Zweihalle. Però nessun caso interno, nessuna Seychelles all'interno di Seychelles è stato affetto da coronavirus. Notizie di questa mattina alle 6. Perfetto, grazie Eric. Allora, Sono anche tra l'altro in via di guarigione tutti e 7. bene, questo è l'importante. Il passaporto residuo di 6 mesi. Più che sufficiente, perché Seychelles non richiede una validità residua sul passaporto, ma richiede semplicemente una validità fino alla data di rientro. Quindi se uno entra a Seychelles il 1° gennaio e si fa 14 giorni, il passaporto è sufficiente che sia valido fino al 15 di gennaio. Ok, Eric, io direi che insomma, le domande diciamo, più significative te le abbiamo poste, poi comunque tutte le agenzie. Siamo qui anche, vedete le nostre mail, i nostri recapiti.
Se avete necessità di richiederci qualcosa, materiale, siamo qui a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Io, Riccardo, volevo permettermi di girare pagina e di mostrare un po' a tutti quello che anche noi di Seychelles European Reservation stiamo facendo per i lavoratori che non sono del nostro mondo. Credo che il mondo del turismo possa fare anche lui una sua parte con un piccolo aiuto per tutto il personale medico e paramedico degli ospedali che stanno combattendo e sono in prima linea per questa emergenza coronavirus. Noi, come Seychelles European Reservation, abbiamo aperto su buonacausa.org una raccolta fondi che sarà dedicata all'acquisto di materiale per l'ospedale di Schiavonia di Padova e di Bergamo. Chi eventualmente volesse partecipare a questa raccolta, con offerte libere, potrà darci una mano. Eric, io intanto ti ringrazio. Le agenzie sono state veramente tante, c'è stato qualche problema con qualcuno, ma poi si è risolto. Volevo ricordare che il webinar fra un paio di ore sarà disponibile allo stesso indirizzo web al quale avete, insomma, al quale avete fatto la registrazione. Vi Ripeto, ringrazio. eventualmente le agenzie avessero delle necessità di approfondimento, ci possono addirittura contattare, li posso anche chiamare, non c'è nessun problema. Bene, Eric, grazie di tutto, è stato veramente interessante. Grazie a tutti. Grazie a voi e a tutti i partecipanti del webinar. Buona giornata a tutti, grazie ancora. Grazie a te, Riccardo.